Ciao, io sono Taika. E io sono Irenia. Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi siamo qua per fare un video in collaborazione con Valeria del canale Chi legge trova. Valeria ci ha proposto di parlare dei tre fumetti che adoriamo, che sono meno conosciuti. In sostanza, il scopo di questo video è far conoscere a più persone possibili i nostri fumetti preferiti, ma soprattutto far conoscere quei fumetti che riteniamo particolarmente meritevoli e che però non hanno un grande pubblico, comunque non sono fortemente conosciuti, soprattutto qui in Italia. Il primo fumetto che vi voglio presentare è Family Compo. Mi pare di non averlo praticamente mai citato ancora, quindi questa è una buona occasione per tirarlo in ballo. Ed è un manga che io ho conosciuto ormai tanti anni fa, è uscito nel 1996, quindi probabilmente è poco conosciuto anche per questo, ed è della stessa autrice di Occhi di Gatto. La particolarità di questo manga è che il protagonista, Masahiko, se non erro si chiama così, si ritrova a vivere, visto che i suoi genitori sono morti, la madre quando era piccolo e il padre da poco prima che si iscrivesse all'università, con il fratello della madre. Il problema è che con la famiglia del fratello della madre. Il problema è che questa famiglia è formata in maniera molto particolare, visto che il padre è una donna, la madre è un uomo e la figlia o il figlio decide se essere uomo o donna a seconda dei giorni, a seconda della classe che frequenta. È un manga divertentissimo e soprattutto che tocca alcuni argomenti ancora molto caldi, anche se siamo nel 2016, quindi probabilmente anche per questo che non è esattamente conosciutissimo e io lo adoro, ovviamente. Il primo fumetto di cui vi parlo io invece è un fumetto che è uscito recentemente in Italia, il primo numero è uscito a Luca Comics dell'anno scorso, quindi tra ottobre e novembre del 2015 e è una miniserie pubblicata dalla Panini in tre numeri che potreste aver già visto se seguite il nostro canale da un po', perché ho il poster della serie dietro quando registro i video da sola. Sto parlando della serie Life Zero, scritta e disegnata da Stefano Vietti e Marco Checchetto, che è una storia, diciamo, a tema post-apocalittico, se così lo vogliamo chiamare, una serie un po' in stile Resident Evil. Ci troviamo infatti sulla Terra dove a causa di un'epidemia alcuni esseri umani stanno iniziando a trasformarsi in sorte di zombie e attaccano e contagiano le persone con cui vengono a contatto. I protagonisti di questa serie sono praticamente tutti soldati addestrati dall'esercito che in questo momento si trovano a dover far fronte a questa epidemia e in particolare a salvare il loro capo, che poi è il vero protagonista della storia, e per, diciamo, farsi guidare da lui e riuscire a cercare almeno di risolvere questa epidemia. È una serie veramente veramente pesante, di quelle che già per il tema, ma soprattutto poi come viene trattato questo tema, ti tocca, soprattutto per la crudezza con cui viene trattato. È soprattutto una serie disegnata in modo magistrale. Ecco, giusto per farvi un'idea, queste sono le tavole di Life Zero, probabilmente questo disegnatore lo avete già visto se seguite la serie di Star Wars o qualche fumetto Marvel, che Checchetto è abbastanza famoso appunto per la serie di Star Wars, ma adesso ho visto che disegna per parecchie serie Marvel attuali, quindi potreste averlo già incontrato lì. È una serie che vi consiglio di recuperare, come ho detto sono solo 3 volumi, costano solo 3 euro l'uno, quindi se vi piace il tema Resident Evil, recuperatela perché è un modo di trattare le grandi tragedie zombie in modo originale, toccante e particolarmente pesante. Io resto in ambito giapponese perché tanto ormai lo sapete, è quel tipo di fumetto che leggo di più. E come secondo fumetto vorrei consigliarvi Kitaro dei cimiteri. Anche questo è un fumetto molto molto vecchio, decisamente più vecchio di Family Compo. Shigeru Mizuki è l'autore e probabilmente più conosciuto anche lui per le enciclopedie che ha scritto ultimamente sui mostri e sugli spiriti giapponesi. Questo è il suo primo manga, ne sono seguiti altri, ed è, oltre che con uno stile prettamente giapponese classico, ecco, sicuramente non trovate gli stessi disegni che trovate nelle ultime uscite, è una raccolta di racconti brevi sui mostri, sugli spiriti giapponesi ma anche occidentali. Ogni tanto per esempio entra in gioco Dracula, ogni tanto entrano in gioco gli zombie, ma sono principalmente spiriti
dell'oltretomba, comunque spiriti protettori di determinati luoghi del Giappone. Quindi è molto interessante anche per conoscere, per farsi un quadro generale della spiritualità giapponese. Seconda proposta, Itmol di Luca Enno che Andrea Cardi, e non è un caso, effettivamente in questo video sono presenti i due autori di Dragonero, perché Dragonero deve centrare sempre, inutile. In Life Zero c'era Stefano Vietti, qui l'autore è Luca Ennott, il disegnatore Andrea Cardi è lo stesso disegnatore di Chambara. Se avete visto qualche video pregresso abbiamo parlato di Chambara qualche volta, forse un bel po' di volte nei video passati. Itmol è un fumetto che inizialmente era stato proposto per essere pubblicato dalla Sergio Bonelli Editore, che poi però è stato rifiutato per la crudezza dei temi, e poi la stessa casa editrice ha trovato un'altra casa editrice più adatta per la sua pubblicazione, in particolare in questo caso le edizioni BD. E Itmol parla soprattutto di droga, di ambienti malfamati, di prostituzione. È la storia di una ragazza che diventa un'assassina. Ha diciamo come eredità del padre, visto che anche il padre era un famoso assassino per una cosca mafiosa. Quando il padre rimane invalido a causa di un incidente, lei prende il suo posto e inizia a occuparsi di tutti i contratti che vengono assegnati al padre per guadagnare il tanto di soldi per potersene andare dalla città in cui vive col padre e andare a vivere in un posto più tranquillo, insomma a ritirarsi in pensione col padre. Ovviamente le cose non andranno come sperato, se no ovviamente non ci sarebbe una storia. Comunque è un bello spaccato, bello se si può chiamare così, uno spaccato parecchio vero, parecchio potente, crudo di quello anche. Crudo, esatto, di quella che è la criminalità e comunque tutti i lati più oscuri delle città che siamo abituati a vedere. I disegni sono particolari, molto diversi dai disegni di Chambara, molto meno verosimili, però fanno molto effetto, sono perfetti per evidenziare proprio i lati oscuri non solo dei posti che vengono descritti, ma delle persone che li calcano. Io per il terzo volume mi sono trovata veramente in difficoltà perché ero indecisa su che titolo presentarvi. In particolare ero molto indecisa se parlarvi ulteriormente di Somnia, ma non mi sembra il caso, visto che comunque sì, magari è poco conosciuto, però io ce lo metto in mezzo in qualunque video di fumetti. Quindi ho deciso di presentarvi un'opera che ho recuperato al Luca Comics dell'anno scorso ed è una storia che a me piace particolarmente. La leggenda dei 47 Ronin è sicuramente molto conosciuta, visto che comunque ne hanno tirato fuori un film, è comunque molto importante come leggenda giapponese. Però non ho sentito altrettanto parlare di questa bellissima graphic novel, di questa bellissima opera di Stan Sakai. Era tra l'altro al Luca Comics dell'anno scorso, quindi ce l'ho anche autografato, io sono innamorata. Comunque non vi parlo della storia perché mi auguro che voi la conosciate, sono 47 samurai che decidono di andare a vendicare il loro shogun che è stato praticamente assassinato. Poi vabbè, la storia dipende, è diversa a seconda dello schieramento da cui viene. In ogni caso, comunque, la particolarità è che questi 47 Ronin sono disposti a morire per ristabilire l'onore del loro shogun. Ed è appunto una storia bellissima perché loro già dall'inizio sanno come andrà a finire per loro la situazione, sia che riescano a vendicarlo, sia che non ci riescano. Quindi è una storia veramente molto bella, molto toccante. Qui in particolare ci sono i disegni di Stan Sakai, che io adoro anche se sono molto particolari e so che molti non li apprezzano. Vabbè. In ogni caso è sicuramente un'opera che vi consiglio perché è veramente molto bella e molto ben curata. Come ultimo fumetto sono entrata anch'io nel campo giapponese. Vi sembrerà strano perché effettivamente io normalmente non leggo manga e non parlo di manga, ma questo in particolare forse è l'unico manga che mi sono trovata a leggere interamente. E ho conosciuto questa storia grazie all'anime in realtà. Sto parlando di Misawa di Hiro Fujiwara, spero di averlo pronunciato almeno in modo simile all'originale, da cui hanno tratto il più famoso anime Kaichu wa Maid-sama. La storia è la storia di Misaki, una ragazza delle superiori che viene da una famiglia abbastanza povera e che per pagarsi gli studi e mettere soldi da parte per il suo futuro ha un lavoro part time, che però tiene segreto. Misaki infatti è la presidentessa del consiglio studentesco della scuola che frequenta
ed è conosciuta per il suo pugno di ferro soprattutto contro i ragazzi. La scuola che frequenta è una scuola prettamente maschile e lei si dà come compito quello di riadattarla, di renderla più, come si può dire, più adatta, più piacevole per le ragazze che la frequentano. Il problema è che il suo lavoro part-time contrasta totalmente con la figura che si è data a scuola. Infatti lei fa la cameriera in un maid café, che è, diciamo, agli antipodi rispetto all'immagine che ha cercato di crearsi. Le cose vanno, diciamo, tutte bene, finché nel suo caffè non compare Usui Takumi, un suo compagno di scuola, molto particolare, che prende gusto da questa scoperta, invece che rivelarla a tutta la scuola, inizia a farla diventare, diciamo, il suo divertimento, il suo intrattenimento serale, cioè inizia a romperle le scatole in tutti i modi possibili e immaginabili. L'anime, diciamo, percorre circa metà del manga, e io infatti ho recuperato il manga proprio perché a un certo punto la storia si interrompe e diciamo che ero curiosa di sapere come continua. È una storia divertente, decisamente divertente. Ammetto che di non essere esattamente l'appassionata di manga, cioè io al manga ci sono arrivata proprio perché la storia non continuava, però devo dire che non mi è dispiaciuto per niente, quindi se non la conoscete è una storia molto simpatica. È uno shoujo, giusto? Sì. È uno shoujo, quindi non aspettatevi temi più incredibili, però comunque è una bella storia per passare il tempo. Quindi questi erano i tre fumetti a testa che vi abbiamo consigliato. Come vi abbiamo già detto, questo video sarà in collaborazione con Valeria, quindi vi lasceremo il suo video qui sotto. Noi speriamo che i consigli vi siano piaciuti e ci vediamo alla prossima. Ciao!